Buongiorno, oggi finalmente è venerdì, l'ultimo giorno della settimana, quindi ultimo video di questa miniserie di questi daily vlog. Oggi le lezioni saranno dalle 8 alle 22 di sera, come martedì. Una mazzata. La prima lezione è recitazione di fronte alla telecamera. Poi la seconda è arti marziali, stunt. Utilizzeremo questa spada, che è la spada Shaolin di legno, dove ho scritto il mio nome. L'ho scritto 5 minuti fa. Vedi? Poi c'è una pausa, in realtà oggi è abbastanza lunga, dalle 12 alle 17, alle 19, scusa, però solitamente all'interno di queste pause facciamo delle prove di recitazione o delle prove di stunt. Ultima lezione, recitazione dalle 7 di sera alle 22. In realtà iniziamo prima, alle 6. Alle 6 siamo già tutti là, anche prima, a volte facciamo le prove. Ecco, quindi prima lezione, recitazione di fronte alla telecamera. Ci vediamo lì. Sono dimenticato una cosa per tutta la settimana. Allora, noi come li salutiamo i professori quando arriviamo a lezione e quando finiamo a lezione? Punto di domanda. Non diciamo buongiorno professore, ma facciamo un saluto tradizionale cinese delle arti marziali, che è questo qua. Io in realtà non lo so fare neanche bene, però è questo saluto qua. Quello con il palmo e il pugno, così. Di solito funziona così: arriviamo in classe, il professore arriva, tutti in fila, femmine davanti, maschi dietro. Di solito è così. Ci si guarda, il professore dice, per esempio, dice una frase che è: guardate a destra. Tutti si guardano a destra, tranne l'ultimo della fila, quello più a destra. Ci si avvicina uno di fianco all'altro, poi il professore dice guardate avanti, guardi avanti, e lui ti dice buongiorno ragazzi, e ti fa il saluto così. E poi noi diciamo buongiorno professore. Poi finisce, dice due parole, si inizia la lezione. Finita la lezione, stessa cosa, si ritorna tutti in fila, lui dice qualcosa, fa un commento sulla lezione, quello che abbiamo fatto, magari ti danno dei compiti, eccetera, eccetera, e poi si dice arrivederci professore, arrivederci studenti. No, il professore dice, la lezione finisce qui. Arrivederci professore, saluto, applauso, e se ne va. Lo facciamo con tutte le lezioni, tutti i professori, recitazione, arti marziali, spada Shaolin, con tutte. Non lo fanno dappertutto in Cina, non lo fanno dappertutto, lo facciamo solo noi, perché noi siamo speciali. Ci diamo lezione. Prima caffè. Acqua sporca. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti.好来，好来，准备啊！哎，你们看到镜头吗？看到。哎，那什么，你自己要找位置的啊。好来，准备。Rolling。 Action。
Ashen! Dopo la prima lezione abbiamo fatto Kung Fu e adesso sono in palestra. Pausa pranzo. Questa, aspetta. La mia amata limonata a 0 calorie e il solito sushi. E ho rotto la spada. La prima lezione di recitazione è carina perché vengono sempre dei registi a farci delle lezioni. Per esempio il primo regista è venuto per 6 lezioni di fila. Oggi è stata la prima lezione con questo nuovo regista. E facciamo delle cose di fronte alla telecamera, ci spiegano un po' come atteggiarsi, le differenze tra recitazione di fronte alla telecamera e recitazione sul palco. Questo è sushi, 6 pezzi, 406 calorie, l'ho già detto. C'è dentro un po' d'uovo, lo so che non dovrei mangiarlo tutti i giorni, ma potrei aprire una parentesi sull'alimentazione e parlare una montagna di... Mentre nella seconda lezione, quella di arti marziali, abbiamo utilizzato oggi la spada Shaolin di legno, che l'ho rotta proprio dopo 3 colpi, l'ho rotta. Vabbè. Adesso che ho questa pausa, nel frattempo dico 2 cose su questi video che sto facendo, che ho fatto. Oggi questo è l'ultimo video di questi daily vlog da lunedì a venerdì su questa mia vita qua in Cina da studente di recitazione, stante, arti marziali. Perché li ho fatti? Principalmente per me, perché sono dei ricordi. Quando li riguarderò fra anni mi farò 2 risate, già me le faccio adesso. Ma anche per chi vuole venire qua in Cina a studiare. Ce ne sono sempre di più di studenti italiani che vogliono venire in Cina e comunque di persone in generale interessate alla Cina, soprattutto qua dove vivo io, a Shanghai. In realtà è pieno di italiani qua, ce ne sono veramente tanti. E molti sono studenti, molti lavorano, molti vanno e vengono per le fiere, vengono a fare 2 o 3 settimane, vanno in fiera per business, no? Io cosa posso dire? Posso dare dei consigli a chi vuole venire in Cina per studiare. Per chi vuole venire in Cina a studiare, se non sai nulla di cinese e stai pensando di iniziare in Italia, te lo sconsiglio. Non iniziare in Italia, vieni direttamente qua. Lo so che costa, tieni i soldi da parte, vai a lavorare un anno, ti tieni i soldi da parte e vieni qua. Puoi anche trovare, fare richiesta per delle borse di studio, devi guardare sui siti, magari ci farò un video. E comunque sia, trova il modo di venire qua per iniziare a studiare il cinese da qua, partendo da zero. Scegli un'ottima università. Io ho scelto un'università di lingue, specializzata nelle lingue, e ho pensato, se non lo imparo meglio, se non lo imparo qua, il cinese sarà o non sarà la scuola migliore per impararla, un'università di lingue. E infatti ho trovato professori validissimi. Però mi sono impegnato, in 1 anno e mezzo io avevo la HSK5, oltre anche, e in 2 anni ho finito i miei studi, cioè sono arrivato a un livello che ho detto basta, cosa mi serve andare avanti, e ho fatto richiesta per la borsa di studio qua in questa università per studiare recitazione, arti marziali, stunt, un po' perché era un sogno, no? Figo, fare l'attore di arti marziali. Io ero interessato alla Cina sin da piccolo, proprio perché guardavo i film di Bruce Lee, Jackie Chan e tutta quella roba lì. Una volta imparato il cinese, hai un sacco di opportunità, sia in Cina che in Italia. Già questo basterebbe, se vuoi tornare in Italia, a prendere una posizione decente, in un'azienda decente, comunque avere responsabilità.
Se vuoi rimanere in Cina a studiare in università, più o meno ci sono tre opzioni. La prima è che studi in inglese, ovvero i professori ti parlano in inglese e sei circondato da studenti internazionali che arrivano da tutto il mondo, quindi diverse culture, questa cosa è bellissima, conosci un sacco di gente, sei a contatto con un sacco di culture diverse, ti si apre un mondo, no? Ti si apre la mente. Però la lingua madre dei cinesi non è l'inglese, quindi cosa viene a fare a studiare in inglese in Cina? La seconda opzione è che studi in cinese, ma sempre con compagni internazionali, quindi sempre non sei con i cinesi, ma sei circondato da altri stranieri e hai un professore cinese che ti parla in cinese. È molto, ma molto più facile fare così che fare quello che sto facendo io, ovvero circondato solo da studenti cinesi con professori cinesi che ti parlano in cinese. Perché è più facile? Perché i professori cinesi che vengono scelti e soprattutto che poi si rivolgono a studenti internazionali, si rivolgono in modo molto più semplice, con un linguaggio molto più semplice, un linguaggio più capibile da noi stranieri, perché sono abituati, lo sanno che hai davanti uno straniero e quindi parli in un certo modo. Quando io sono arrivato nella mia scuola, qui circondato da studenti cinesi, professori cinesi, io che prima ero il migliore nella mia scuola, circondato da studenti internazionali, ero il più bravo con il cinese e tutto, sono arrivato e non capivo una parola, non capivo nulla. Perché avevano un sacco di accenti diversi, sia i miei compagni che i professori, poi i dialetti, ogni tanto parlano i dialetti. Poi ci si abitua piano piano, adesso non ho più problemi in effetti. Ma soprattutto è il modo in cui i professori poi si rivolgono a te. Con i cinesi è tutta un'altra cosa, perché prova a pensare i cinesi quanti sono? Sono 1,5 miliardi. Questo vuol dire che quando vanno a scuola hanno una pressione pazzesca, cioè o sfondi o sei il migliore o non vai da nessuna parte, c'è sempre uno più bravo di te, su 1,5 miliardi c'è sempre uno che sa qualcosa in più di te. Questo è il motivo per il quale adesso i bambini sin da piccoli imparano di tutto. I bambini cinesi da quando nascono all'università cercano di imparare le più cose possibili. Anche gli strumenti, sabato e la domenica vanno magari a imparare gli strumenti musicali, imparare un'altra lingua, imparare a giocare a calcio. Adesso sta crescendo molto il calcio. Perché i soldi interessano a tutti. Quindi c'è una competizione pazzesca e quindi studiare circondato dai cinesi è più complicato, molto più complicato, c'è più pressione. A te la scelta. In ogni caso, io ti consiglio di venire qua, anche se può sembrarti complicato, difficile, ti devi fare. Però vieni, è figo, cioè è un'esperienza unica. Vai! Ho finito il caffè, adesso continuo a montare questo video. Ho già parlato fin troppo, dopo un'altra lezione di recitazione, dai, non so se la registro. Se non la registro, il video finisce qui. Se la registro, tanto ne farò altri di video. Ne ho in mente tanti. Beh, ci vediamo.